Uno sfortunato pareggio per l'Aquila Calcio contro l'Arzachena, il Gran Sasso Italo Acconcia. I rossoblù di casa dominano, ma è la squadra ospite a passare in vantaggio e a costringere la vista e soci alla rincorsa. L'Aquila ha giocato bene, nonostante stesse disputando la terza partita in 7 giorni. Il risultato va davvero stretto ai padroni di casa. La gara, già prima del fischio d'inizio, era iniziata male per Morgia. Mallus non ce la fa, presente nella formazione di partenza per un problema nel riscaldamento, è costretto alla panchina e lascia spazio a Sembroni. L'Aquila parte di gran carriera alla ricerca dei 3 punti. Al 7° un tiro di Minincleri viene deviato in angolo da Brock. Al 14° Russo segna, ma viene annullato per un millimetrico fuorigioco. Partita che non si spegne neanche per un istante, ma le vere occasioni arrivano intorno alla mezz'ora. Al 27° Branichi cross al centro per Verachi che spinge verso la porta, ma Salvetti devia in angolo. 4 minuti dopo, sul versante opposto, angolo battuto da Minincleri, riceve di testa Sembroni che però manda fuori di un soffio. La svolta positiva per l'Arzachena arriva al 33°. Salvetti afferra una palla docile, ma clamorosamente gli sfugge dalle mani e scivola in angolo. È proprio sugli sviluppi che Branichi colpisce di testa, mandando direttamente in rete, spiazzando l'intera retroguardia aquilana. Con i gallurese in vantaggio, la partita si mette davvero in salita per l'Aquila, che costruisce tanto, ma non raccoglie nulla. La ripresa si apre al 3° minuto con Minincleri che calcia dalla distanza e cerca la porta, ma il tiro è centrale e viene bloccato da Ruzzittu. 3 minuti più tardi però è ancora l'Arzachena a creare un pericolo. Ania per Andrea Sanna che però non riesce a mettere la firma. Palla sul fondo, versante opposto, appena 1 minuto dopo con una bordata di Russo che cerca l'angolino basso alla destra del portiere, ma la sfera viene deviata in angolo. L'occasione più ghiotta per l'Aquila arriva al 14°, palla di Russo che arriva sui piedi di Noman che con il portiere fuori causa cerca di coordinarsi per un'acrobazia che termina direttamente in curva. Il pubblico inizia a rumoreggiare ma il numero 9 si fa perdonare al 19°, mischia davanti alla porta di Ruzzittu, cross da sinistro di Russo, deviazione del portiere e controcross di Arboleda alla Noman, stop di sinistro e battuta di destro ancora in acrobazia. È la volta dell'1-1. Anche Salvetti al 27° si fa perdonare, grande parata su un tiro a botta sicura di Verachi. Al 29° l'Aquila reclama il rigore, Mitra cade a terra e Russo cade su di lui, presunto contatto che l'arbitro avrebbe potuto punire severamente. L'Aquila ha il dominio completo sul campo, ma il punteggio resta inchiodato sull'1-1. Un pari che sta stretto ai rossoblù, ma che è oro per l'Arzachena, che si conferma assoluta protagonista del campionato. Non siamo stati aiutati dalla buona sorte, ma nemmeno da certe decisioni arbitrali, che io non ne parlo mai, però insomma sarebbe ora di finirla, perché su 3 rigori almeno uno daccelo, anche qualche fuorigioco molto ma molto discutibile. Noi abbiamo sperato di portare a casa la vittoria, però onestamente del pari è giusto, peccato per qualche ripartenza non finalizzata a dovere. Abbiamo avuto un'ottima occasione, 2 ottime occasioni nel secondo tempo per cercare di chiudere la partita, però tutto sommato è giusto perché l'Aquila è un'ottima squadra.